andare nello spazio, di spendere tutti quei soldi per andare sulla Luna o girare in orbita sulle teste di noi terrestri, quando proprio sulla Terra, nel mondo in cui viviamo, ci sono tanti problemi apparentemente più urgenti. Bene, una risposta secca, un po' anticonvenzionale, ve la darò io, ma ad aiutarmi a darvela c'è anche il dottor Umberto Guidoni, il primo inimitabile astronauta italiano. Sono onorato di averla con noi. Buonasera Guidoni. Buonasera a lei. Allora Guidoni, serve qualcosa ancora andare nello spazio? Io penso di sì, anzi penso che serva ancora di più oggi, perché la tecnologia che si sviluppa nello spazio, in un ambiente così difficile per l'uomo e per le macchine, diciamo, può essere utilizzabile qui sulla Terra. E credo che la stazione spaziale in questo senso sia lo sforzo maggiore che stiamo compiendo. Il programma è quello della stazione spaziale europea, quello che si chiama. È il programma della stazione spaziale internazionale, che vede appunto il contributo di molti paesi al mondo e che come ultimo obiettivo ha quello di realizzare in orbita una struttura per fare ricerca continuata per molti anni. E il contributo di questa ricerca, i risultati, i successi di questa ricerca, io credo che saranno utili poi anche qui sulla Terra. Perché la ricerca in orbita è così importante, così diversa rispetto alle altre ricerche? È importante perché in orbita abbiamo una condizione che è irripetibile e non si può avere qui sulla Terra, quella dell'assenza di peso, una condizione che al di là di essere molto affascinante perché si vedono gli astronauti che galleggiano, ha delle implicazioni importanti nello studio dei fenomeni fisici e non solo. Poter così azzerare la forza peso significa poter andare a studiare nel dettaglio fenomeni complessi e questo studio, queste capacità di approfondimento dovrebbero portare dei risultati e ne posso citare uno come esempio, per esempio lo studio delle macromolecole, delle proteine cristallizzate che avvengono nello spazio in forme molto più regolari, con cristalli molto più grandi che si possono studiare in dettaglio e da questi studi possono venire delle medicine mirate che siano in grado di colpire un particolare virus senza effetti collaterali. Ecco, questo mi risparmia il lungo elenco di cui vi dicevo, ma ricordiamoci una cosa. Il computer che mandò, il complesso di computer che mandò l'Apollo sulla Luna è oggi è meno potente di quanto oggi noi ritroviamo in questa piccola scatola, quindi la ricerca di base, la ricerca che si fa attraverso i viaggi spaziali, un'utilità enorme ce l'ha ed è dimostrata. Adesso passiamo dalla ricerca a una qualche curiosità di natura, diciamo così, sociologica. Adesso c'è anche una navigazione spaziale commerciale, si annuncia per il giugno del 2003 la prima missione privata verso la Luna. Lei che cosa ne pensa di questo sfruttamento commerciale cosmico? Io credo che questa sia una dimostrazione del grado di maturità raggiunto dall'esplorazione dello spazio. Se oggi, diciamo, i privati si cominciano a pensare seriamente a applicazioni, diciamo, di tipo commerciale, in particolare al turismo spaziale che sembra essere quello un pochino più avanzato in questo campo, e questo significa che, diciamo, i tempi sono maturi per le tecnologie spaziali. Un'ultima domanda che mi pare importante. Le frontiere che ci si aprono di fronte sono parecchie e grandi. Alcune sono aperte dalle nuove stazioni spaziali, si parla di insediamenti umani sui pianeti, sulla Luna in particolare, c'è una corsa possibile verso Marte e verso Venere, c'è grande potenziale di esplorazione remota che ci danno le sonde. Allora, uomini, sonde e prossimi obiettivi secondo lei sensati e possibili? Io direi che lo sviluppo fra lo spazio, diciamo, la conquista dello spazio da parte dei sistemi automatici, delle sonde, e quello da parte degli uomini sia complementare in qualche modo. Sono due attività che vanno di pari passo, le missioni umane sono più complesse, hanno bisogno di precursori, diciamo così, e quindi le missioni automatiche in questo senso forniscono i dati necessari. L'esempio tipico appunto è quello di Marte, in cui la NASA ha cominciato a inviare ogni 2 anni delle sonde per fare la mappa del pianeta molto dettagliato e per capire quali sono le risorse che si possono trovare in loco. Da questi studi, da questa esperienza si comincerà a pensare a progettare una missione su Marte. Per esempio è molto importante sapere se su Marte l'acqua è disponibile, sappiamo che c'è,
ma vogliamo capire se è disponibile facilmente, se basta scavare un metro piuttosto che un chilometro, perché da questo deriva anche lo spirito e la tecnologia da usare nella missione umana. E lì poi serve l'uomo, eh? Allora, senta, questo è un argomento affascinante, l'uomo e lo spazio. Lei ha un'esperienza personale ovviamente a raccontarci, il tempo è tirannissimo, per questa sera devo chiudere, vorrei che lei tornasse con noi in una delle nostre prossime trasmissioni a descriverci questa vita da astronauta, è d'accordo? Ben volentieri. Allora sì. l'aspetto per la settimana prossima, la ringrazio. Grazie a lei, arrivederci.